Teniamo questa conversazione allo scopo, prima di celebrare un rito liberatorio, no? Sia il curatore che la Biennale tutta giungono alla fine della mostra con tante cose accumulate nello zaino durante il momento in cui si è progettata, si è realizzata, si è aperta al pubblico, si sono lette le critiche, i commenti, si sono viste le reazioni dei visitatori. Insomma, c'è un accumulo di sensazioni, notizie, informazioni che ce le porteremo dietro per un bel po' di tempo, ma intanto cerchiamo di affrontarne qualcuna. Io comincerò con la prima domanda che io mi pongo sempre al termine di questa, di una esposizione, e mentre già è stata progettata quella di architettura dell'anno prossimo, ma soprattutto nel caso dell'arte, io mi domando sempre, partiamo proprio da zero, ma che cos'è un'esposizione? Ed è una domanda che dobbiamo porci, e dobbiamo porcela come visitatori, perché il rapporto tra esposizione e visitatori è proprio il tema critico che riguarda la nostra funzione e il ruolo e che cosa i visitatori possono aspettarsi e ricevere. Un'esposizione non è che la chiamata a testimonio del pubblico di una verità esposta. Si espongono le prove in una disputa di tribunale e quindi si espone quella che si immagina essere la prova delle verità. Si espongono i prodotti che un venditore mostra al pubblico onde confermare che è in grado di offrire quella qualità. Si espongono anche con gli stessi strumenti, oggetti, forme, colori, per indurre i desideri dei visitatori verso strade che noi vorremmo che essi percorressero, perché li vogliamo condurre a pensare, a desiderare quello che a noi fa comodo in quel momento. La mostra quindi può essere anche uno strumento di condizionamento psicologico, di condizionamento politico, di condizionamento di vario tipo. La mostra usa lo strumento del supermercato. Quindi la mostra è uno strumento di per sé molto ambiguo. Possono passare attraverso la mostra, appunto, volontà, desideri e intenzioni le più diverse. E usando poi il momento visivo, la mostra può usare tutti i trucchi che lo strumento visivo offre a chi ha dimestichezza con il rapporto emotivo che si può indurre e che si può generare col visitatore. Quindi di fronte a un'esposizione non si può definire come tale, bisogna definirla in base a il suo scopo, la qualità di chi l'organizza, lo spirito col quale è organizzato, e i visitatori devono partecipare a una mostra d'arte proprio animati da questa attenzione particolare, da questa predisposizione a una visita critica e a questo atteggiamento dell'innanzitutto vedere che cosa stanno facendo quei signori nei nostri confronti.
C'è poi un particolare, che mentre si può dire che in un tribunale la mostra degli oggetti vuole indurre fiducia nel colui che sostiene una tesi o vuole indurre, no, vuol rappresentare le certezze, qui non è che esponiamo oggetti che debbono indurre certezze, al contrario, esponiamo forme e oggetti che parlano alle nostre ansie, alle nostre incertezze, e che ci pongono domande, non che ci danno risposte immediate, che ci cimentano in un incontro fatto di sollecitazioni, a pensare piuttosto a quello che manca, piuttosto che non al godimento di quello che c'è. Quindi il giudizio e l'attenzione del visitatore a una mostra d'arte deve essere ancor più, la visita deve essere ancor più attrezzata da parte del visitatore, perché non ci deve chiedere le verità, non ci deve chiedere le classificazioni ovvie, non ci deve chiedere quello che farebbe comodo trasmettere come se fosse un Baedeker del mondo dell'arte, ci deve chiedere di poter incontrare gli artisti in un dialogo diretto, sfidante, e quindi di non caricare la mostra di orpelli varie, o di nascondere, o di pretendere di dire verità, o di pretendere di offrire al visitatore delle cose preconfezionate. Badate bene che questo è stato un tema importante nello sviluppo delle varie mostre ed esposizioni, perché negli anni 30, 40, insomma, di fronte all'arte moderna ci si è posto il problema del come si espone l'arte moderna, e i più grandi e più, a partire dal MoMA in avanti, insomma, hanno identificato una forma che era una forma sostanzialmente di tipo didattico. Io ti devo informare di questo nuovo fenomeno dell'arte moderna, e quindi fenomeno che si fa classificare e si presenta con mille possibili classificazioni, e io ti do la chiave di ingresso all'arte esponendoti singole opere, ma dicendoti tutto quello che quell'opera porta con sé in quanto classificabile, in quanto ha uno stile, in quanto ha delle soluzioni stilistiche, formali, eccetera. L'arte contemporanea, gli artisti non vogliono essere classificati per scelte stilistiche formali, e non ci sono movimenti nei quali ci sono artisti impegnati ad una rivoluzione delle forme. Quindi gli artisti vogliono, nell'arte contemporanea, vogliono immediatamente incontrare il visitatore, senza intermediari, senza qualcuno che li classifichi troppo, li cerchi di inquadrarli troppo facilmente. E qui viene appunto questa coincidenza tra i temi del cosa il visitatore deve aspettarsi col cosa l'artista si attende da una mostra. E qui viene appunto il lavoro del curatore e il lavoro dell'istituzione, che stanno in mezzo a queste energie vitali. La libertà e l'autonomia del curatore è il solo possibile modo con cui noi possiamo dire ai visitatori: ecco, ti ho prodotto di fronte, offro alla tua visita una serie di opere disposte in un certo modo, ma che sono il frutto della mia scelta di curatore. Non pretendo che tu aderisca al sistema di classificazioni che io ho adottato. Io parlo con te, visitatore, attraverso questa semplice trasparenza. La mia responsabilità, la mia scelta. Scegliere è il verbo capitale
di una qualsiasi nostra attività, sapendo che la scelta è una scelta soggettiva, che non è la scelta di soluzioni, come dire, che hanno il viatico dell'oggettività. Scelta soggettiva che appunto invita il visitatore a fare la sua. Quindi il curatore è già, come dire, dentro gli occhi, dietro gli occhi del visitatore, perché sceglie a nome e per conto del visitatore, non a nome e per conto della politica nazionale del paese o di una categoria di storici dell'arte o di un'istituzione biennale che pretende di essere un'istituzione che impera del campo dell'arte. E, no, e lo stesso vale per tutti gli imperi che riguardano il mercato piuttosto che non le altre categorie. Il curatore sceglie, in questo manifesta, in solo modo con cui si manifesta l'indipendenza delle istituzioni e la libera scelta del curatore, e il visitatore sa di trovarsi di fronte a questo fenomeno, che non è esaustivo, ma neanche, come dire, troppo mediato da altri interessi. Per un'istituzione fare questo significa davvero tenere fuori tantissimi interessi che ruotano intorno al mondo dell'arte. L'arte è uno strumento della politica, l'arte è uno strumento della diplomazia internazionale, l'arte, e la Biennale è stata per anni strumento di diplomazia internazionale per l'Italia. L'arte è uno strumento col quale si mettono in moto capitali di finanza, l'arte è uno strumento, cioè, l'arte ha un suo mercato. Noi non siamo antagonisti rispetto al mercato, siamo contro e cerchiamo di aiutare il visitatore e metterlo sull'avviso di fronte alle distorsioni del mercato, di fronte alle tesaurizzazioni, ai conflitti di interesse, a tutto quello che nel mercato dell'arte non è trasparente. Quindi anche qui senza pregiudizi, ma sempre col ruolo e con lo scopo di chiarire, semplificare al massimo il rapporto tra curatore, istituzione, opera d'arte, visitatore, allo scopo di semplificare questo incontro, allo scopo di consentire che tutta la complessità che ha il rapporto tra visitatore e opera d'arte si possa manifestare. Perché, ancora una volta, anche dietro questo titolo ci possono essere diversi modi, diverse reazioni e diverse considerazioni. Ma a me questo titolo ricorda comunque una cosa, che al di là degli avvenimenti storici, al di là delle ansie del tempo presente, al di là di quello che chi fa il mestiere di reporter ci possa dire su quello che accade nelle varie parti del mondo, noi che non siamo, non interpretiamo il ruolo degli artisti come dei reporter, però una cosa riportiamo continuamente: attenzione alle tutto ciò che vuole negare la grande complessità della condizione umana, e l'arte è qui per ricordarcela, anche quando di fronte a noi abbiamo dei fenomeni che tendono a dimenticare o a obliterare questa complessità, perché dominando o la paura o una tendenza alla sovrasemplificazione, perché fa comodo per vari motivi legati in genere o al denaro o al potere. L'arte risponde sempre come momento di antagonismo rispetto a chi pretende di super semplificare le cose. L'arte è sempre in dialettica rispetto all'eccesso di semplificazione. L'arte è sempre politica in questo senso, anche quando non è l'opera non è descrittiva di un fatto che attiene visibilmente con molta, come dire, con evidenza a riferimenti a fatti storici o a fatti politici. Ecco perché, e quindi qui finisco questa mia lunghissima, forse lunga introduzione,
è cosa buona riflettere col curatore nel triangolo biennale, curatore, visitatori, perché questa è una partita che ci siamo giocati tra noi e tutti siamo partecipi di questa partita. Il visitatore è esattamente, come dire, fa parte, è nella partita, è nel gioco. Io al Biennale abbiamo un vocabolario proibito di parole che non si devono usare, che sono le parole con le quali si cerca di rendere tutto molto falsamente semplice, ma in un certo senso noi abbiamo cancellato anche la parola pubblico. L'idea di pubblico significa una sorta di generico magma di individui che ha un gusto medio, no? Al quale ci si rivolge cercando di conquistarne un certo qual percentuale che ci fa comodo per le statistiche e per arrivare a determinati risultati statistici economici. Quindi via il pubblico ci sono solo visitatori. La parola visitatore implica un atto da parte del soggetto che viene, cioè implica già un impegno. È un soggetto attivo e che nella visita deve, come dire, cimentarsi ed uscire dalla visita per quel tanto trasformato che la visita gli ha consentito nell'incontro con gli artisti. Quindi l'indipendenza della Biennale, l'autonomia della Biennale, la libertà del curatore sono patrimoni comuni a noi tutti, soprattutto ai visitatori. Se i visitatori sanno che incontrano un luogo, varcano la soglia di un luogo dove questi valori sono affermati, l'autonomia e l'indipendenza sono confermati nel modo di operare, nel modo di agire, allora si è già a metà strada, cioè l'incontro è un incontro fondato su quella indispensabile parola che si chiama fiducia reciproca. Se il visitatore non ha fiducia nella Biennale diventa pubblico, e se noi non abbiamo fiducia sul fatto che il visitatore diventi un soggetto attivo, diventiamo un'agenzia di organizzazione di eventi in campo artistico. Nessuno di noi due vuole declassarsi, tutti e due vogliamo rimanere alti nei nostri compiti e per questo insieme continuiamo la riflessione su questo aspetto, ma questo è il punto centrale, questo è il punto di convergenza di tutte le altre questioni che riguardano questa mostra. Grazie. Ralph, your reaction. Okay, thanks, Paolo. I have to disagree with one comment, at least that came through the English translation, was that an exhibition borrows the display technique of the supermarket, because I think it's very, very different from a supermarket. It's the opposite of a supermarket, because things are brought together in a way that hopefully creates meaningful conversations between them. And I think when consumers go to the supermarket, they're not hoping to have a conversation with the objects there, they're hoping to consume them. But I think a very important part of an exhibition is the idea that it is a conversation between artists and the audience, that people bring to it, you know, I very much believe that an art is not an object, it's an experience. And that's an idea that goes back over 100 years and has several different sources. And that experience is a shared one. The artist contributes to it, but so does the person who interprets this work, who has the experience and who makes sense out of their reactions to the work. And one of the things in organizing this Biennale that I was really interested in were artists who were responding to this moment that we live in with all of its contradictions and complexity. And I use that word response because I wasn't looking for art that was journalistic, that was trying to document these times or chronicle it, or even to critique key features of this era, whether it's neoliberalism or global capitalism. And there were
one group of artists in the exhibition who had an idea that was something that I felt was really important. This is the group Slavs and Tartars. And it's the idea that art should both respect and disrespect the subject it's approaching. And I think this idea of being able to do something like that at the same time, to have this contradictory approach, is one of the things that makes art very different from most of our mainstream cultural discourse. So Slavs and Tartars felt that a lot of critique in the West is from a distance position, as if you have no attachment to the object and you are somehow outside of the system that you're critiquing. And they suggest that maybe there's a type of critique that's intimate, that involves a close relationship and acknowledgement of that close relationship with your subject, that maybe it's an idea of critique as a bear hug. And that to me is, you know, is one example of an approach that draws on different feelings from the visitor as well as from the artist. I mean, another example of this would be Frida Oropapa, who's using images in her work of black women from the 19th century, often women who are appearing under conditions where they're very oppressed. There are images that involve pain and suffering, but she says these same images also speak to endurance and survival and persisting in the face of opposition, and that she sees this ambivalence that these images can conjure as something that really interests her as an artist. And I think in a moment when we see political discourse being so polarized and simplified, because you can't polarize things without reducing and simplifying what the discussion is, that art is a place where we can hold on to some more nuanced, layered, multi-leveled way of relating to the world, which is true to our experience. I mean, I don't think, I think human experience is filled with ambivalence. We rarely react to something in just one way. When I was researching this exhibition, I also reread a work by Umberto Eco called The Open Work in English, which was published almost 60 years ago. But he describes to me almost perfectly what makes the culture of contemporary art interesting. And one of the things he is talking about is the way it can call attention to the fact that order, some sense of a monolithic, singular order, is replaced by the simultaneous presence of diverse orders. And I think the problem we have now is that we're looking at societies where, rather than diverse orders, we're having parallel universes, and people on each side of a particular divide subscribe to different sets of facts, different views of the world, and they've lost the bridge, some kind of consensus viewpoint that could allow them to talk to each other. So instead, there's more and more fragmentation, more and more splintering. I mean, I think, you know, this story has gone around on international news that shortly before the big flood here, the city council voted not to spend additional money combating climate change. And 10 minutes after the meeting was over, their the chamber in which they met was flooded. So I think, you know, I mean, one thing, you know, that I also try to resist is the idea that art is held hostage by the fact that we live in a time of emergency. I think it's very important that art bears witness to things that are happening in the world, especially things that other people aren't paying attention to, or bears witness to them in a way that brings out a fuller, more complex response. At the same time,
I don't really subscribe to, say, the idea of someone like Adorno that after Auschwitz there can be no poetry, that the urgent situations and the traumatic situations in the world somehow make art seem frivolous and unnecessary. Before coming here, I was talking in London to a painter who's 90 years old, has been around for a long time, about World War II. And during the war in London, all the works in the National Gallery, which is the great national collection of art from the last 1,000 years, because London was being bombed regularly, they decided to move them. And they were trying to figure out where to move them. And Canada offered to take them, and the Brits were slightly suspicious of sending all their most valuable artworks to a distant country. So Churchill eventually advised them to take them all out in the countryside and hide them in caves. So all the great Caravaggios and Titians and Van Dycks and Rembrandts were put in caves across the English landscape. But while there was nothing in the museum, they decided to use those spaces to have concerts. So every day of the week, there were musicians playing in these empty galleries, and you know, all the off-duty soldiers, the nurses, civil servants, newspaper boys were flooding into the gallery to have some experience of this thing we call art at a moment of complete crisis. And they weren't looking for art to explain that crisis. Paolo, I ask if you have any thoughts on this question. Beh, come ci siamo detti più volte, uno degli scopi che un'istituzione come la Biennale è di mantenere vivo il senso della necessità dell'arte. L'arte è quello che parla, gli artisti parlano di quello che noi ci togliamo di dosso, degli abiti e forse non solo degli abiti che noi ci togliamo di dosso quando siamo partecipi della vita organizzata, della vita economica, della vita politica, dei meccanismi nei quali siamo parte e per far funzionare i quali ci dobbiamo ridurre sempre di più a elementi semplici onde consentire l'efficienza del funzionamento dei sistemi. Quindi cittadino semplice a poche dimensioni, lavoratore semplice a poche dimensioni e quindi via di dosso il più possibile dall'arte, la poesia e tutto quello che rappresenta la seconda metà, l'altra parte di noi, quella che poi di cui abbiamo bisogno quando abbiamo bisogno di coraggio. Abbiamo bisogno di resistere, abbiamo bisogno di richiamare per consentirci di fare i conti con le vicende umane. Insomma, non a caso il nostro umanesimo di questo parlava e per questo chiedeva arte perché, e promuoveva arte, perché era un momento nel quale ci si ponevano le domande: ma com'è possibile organizzare la nostra vita in un mondo così ingiusto, così violento, così difficile da mantenere in equilibrio? E quindi in un certo senso persino Machiavelli ci ricorda dell'importanza dell'arte, lui che ci ricorda della necessità di sgombrarci di dosso tante cose per poter andare al nodo dell'utile che la realtà ci chiede di affrontare. E lui stesso
sa bene quanto si rinuncia nel momento in cui la storia ti chiede di essere semplificato, ridotto a poca cosa perché deve passare attraverso uno spazio ristretto. Quindi l'arte e gli artisti stanno dietro di noi, di fianco a noi, tutto intorno a noi, e in qualsiasi momento ci ricordano l'altra parte di noi che noi dobbiamo necessariamente dimenticare per essere appunto efficienti pezzi del sistema, dei devices dei quali siamo componenti. I mean, I do think this idea that, you know, we've spoken of before, of playfulness, is a very important part of it. That art, I mean, I agree very much with the American writer James Baldwin, who said that artists are here to disturb the peace, that artists are not here to reinforce the status quo, but they're here to make us rethink the kind of comfortable narratives and perspectives that we inherit from mainstream culture, and that which limit our ability to see outside of those frameworks. But I think that disturbing the peace can happen in a way that's very playful. I think you can have resistance that, rather than reflect a very kind of narrow, reductive posture from what it's resisting, responds with a kind of playfulness and a sense of invention. And I think that, you know, for me, most artists I know are really driven by curiosity. That's the engine that propels them to explore things, to look at things they don't know, to enter with an open mind, to be alert, to pay attention. And I think, of course, when visitors come to an exhibition like this, the ones who are the most curious are the ones who are going to get the most out of it. And part of the job of art, of good art, I think, is also to make people curious. And that's one of the things I look for when I'm looking at art, is does this make me want to? Does this make me wonder about things? Does it make me want to know more? I don't want a work of art that's just something I just sit there and admire. So this idea of curiosity, which of course is also a spirit of playful inquiry, in a way. Playfulness doesn't mean it's necessarily going to be nice. You can be nasty and playful, or brutal sometimes, even. And you know, I think in organizing this Biennale without a specific theme, but really trying to put the spotlight on the ability of art to deal with contradictions, to actually embrace contradictions, and to help us see things from many different perspectives at the same time. I think to some extent that was one of the things that interested me, because now that we're here at the last day, we can speak a little bit about the fact that it's coming to a conclusion, was that that seemed difficult, especially for many critics. And I don't think I took on board quite how much people come to biennales with a narrow idea of what a biennale is supposed to do, what the rules are, what they're supposed to conform to. And I think one of the things I really appreciated enormously throughout this whole process was that the Venice Biennale doesn't try to tell you what the rules are. You know, you're allowed to experiment, to take it where you want to go. I guess unless you drive it off the road completely. But so to me, I wanted things in the exhibition, the way artists were put together, to also reflect this idea that there are connections between them, but they're happening on different levels. And it was very interesting for me to see rooms of artists that I put together where they might be
very different in one respect and working in very different media, but they were all dealing with a particular issue. And people couldn't see that a lot of times. But again, I'm speaking mainly of critics. And I think I also realized that, luckily for all of us, the audiences are much more open-minded, because they come without all the categories and pre-existing beliefs that most critics come with. And I'm very grateful that we have an audience that's like that. There were also, I think, some things I learned. One of them involved La Barca, this ship that you see outside here, in which over 800 people, immigrants from different countries in the Middle East and North Africa, hoping to come here to Italy, drowned in a terrible, really tragic event. And this was very interesting, the response to this one work, because it was very split. The Italian press didn't denounce the work. In fact, they seemed to generally speak highly of it. But almost all the other international press that I saw responded to the work with moral outrage. That how could you place this boat, this relic of this real tragedy, in an art exhibition? How could you declare it was an artwork? How could you put it next to a cafe? And then, finally, how could you not have a label saying what it was? And I myself initially had thought it should have a label and had some long arguments with the artist who insisted that it shouldn't have a label. And it was only when I came back in September and I saw it that I agreed with him. He was completely right. And the reason I changed my mind is that I saw that without a label, I mean, this artist definitely was not proposing this is an artwork or a sculpture. But I think that's a confusing issue for some people. If you bring something to an exhibition, is it automatically an artwork? But if you have a label and you describe what it is and you begin describing it as if it has particular media that it's using, and you try to explain it, that's a way of trying to contain what it means. And it's a way of also trying to create a picture of a society that, one, is presenting this as something from the past. It's a historical object. We've dealt with it. And because we're a caring, humane society, we've memorialized it in a proper context. What this artist did was to pull that object out of any context like that and to make it, to present it in a way that was actually much more disturbing than if it was presented as a, you know, in the manner of a historical museum that's dealing with traumatic events. It wasn't memorialized. And I think, to me, this is much truer to the way in our everyday lives we confront events like this when we're reading the news on our phone, or watching television while we're having dinner, we're looking at commercials and advertisements in the newspaper as we're reading the news. But this was a hard work. It didn't give people an easy way out. And what I thought was interesting is that people outside of Italy felt uncomfortable enough to want to attack the work and to confuse the way the artist had positioned it as if that was reflecting his own disrespect, rather than what he was trying to illustrate was a social lack of concern, and to suggest that this wasn't a finished reality. So sometimes I think our reading of objects and situations can be so complex, so nuanced, so multi-layered that the size of a biennale sometimes can't accommodate that kind of reading. And just as a visitor to biennales, I often feel completely overwhelmed
when I go, there's too big, there's too much to look at, too much to make sense out of. Last night, I was talking to a teacher here in Venice who told me she was taking her class of students repeatedly to the Biennale and that they would visit three rooms at a time and discuss them and then go away. And I thought, wow, that's the perfect ideal experience where you could actually have the space and time to reflect on what you were seeing rather than trying to rush through and tick off each artist's work as another item on a long laundry list of things you had to get through before the end of the day. So there's something, you know, in Venice, of course, is the largest Biennale, and of course, the size of the Biennale is more than doubled by the presence of the national pavilions. There are over 95 national pavilions. So in the total picture is one where I think you have to admit from the start that as a curator, you're not going to get across, that in order to get across some very simple curatorial theme, you'd have to do a very drastic reduction of the field of art of this time. And I think for me, it was very important that the work is from this time, that a Biennale is a kind of time piece that happens every 2 years, and it gives you a chance to look at how artists are responding to different aspects of this time. Beh, questo ci riporta ad alcune critiche che noi sentiamo ricorrenti nel tempo. La prima viene da un mondo curatoriale e di mostre internazionali che interpretano la mostra internazionale come un congresso sulla rivoluzione permanente e quindi che vorrebbero sempre vedere gli artisti come proletari di prima linea pronti ad attivare le trasformazioni e le rivoluzioni del mondo. È una visione che del ruolo dell'arte che è presente in moltissime anche scuole curatoriali, cioè l'idea che gli artisti sono un'avanguardia e che quindi la mostra deve rappresentare l'avanguardia in azione e che quindi deve subito sollevare nel visitatore delle gravi riflessioni sui principali conflitti del mondo, che però sono in qualche misura preconfezionati, sono i conflitti della storia politica del tempo presente, in una concezione appunto dialettica dello sviluppo storico. Noi in questo senso noi non chiediamo ai curatori questo, e non ci candidiamo ad interpretare il ruolo dell'arte e degli artisti come un'avanguardia attiva, ci appunto consideriamo arte e artisti come quel mondo che insieme a noi ci ricorda tutto quello che noi vogliamo dimenticare o troppo facilmente dimentichiamo. Quindi in un ruolo dialettico sempre molto forte nei confronti dell'esistenza umana, ma un ruolo dialettico che è sempre permanentemente presente, non necessariamente da ricondurre ad una analisi della filosofia della storia di un tipo piuttosto che un'altra. Non chiamo questo umanesimo perché la parola umanesimo ne ha troppi significati, ma si tratta, e noi riceviamo critiche qualche volta per dire no, la vostra Biennale, la Biennale non è sufficientemente esplicita sui grandi lacerazioni del tempo presente, non è sufficientemente chiara sul fatto che gli artisti devono gridare allo scandalo per le ingiustizie del mondo. Gli artisti lo fanno, noi ne prendiamo atto, ma non abbiamo nel tempo sviluppato
questo tipo di atteggiamento e questo non ci siamo interpretati come, non abbiamo interpretato il ruolo degli artisti come appunto avanguardia rivoluzionaria di fronte ai fatti della storia presente. In questo senso anche Ralph vi ha detto in che modo lui interpreta il ruolo dell'artista, in che modo interpreta il ruolo dell'artista come colui che non ti fa dormire comunque, o che ti pone domande comunque, indipendentemente dalla violenza dei fatti, la cui esame è affidato piuttosto alla filosofia della storia che non all'arte. C'è una seconda critica che noi riceviamo sistematicamente, ed è quella dell'avere ancora una mostra organizzata per padiglioni dei paesi partecipanti, che è il modello col quale si organizzarono le Expo del secolo XIX e col quale si organizzano le cosiddette Expo di questo secolo, che sono, diciamo, meno, più frequenti, diffuse. Si dice che mentre il modello Expo degli anni del secolo XIX era proprio un modello fondato sulla rappresentazione delle grandi meriti e delle grandi potenzialità che ciascun paese poteva avere di fronte al progresso tecnico, delle tecnologie, l'esposizione di Londra, eccetera. Quindi ciascun paese portava la rappresentazione della propria forza o della, che finiva a essere poi come una parzialmente falsificata rappresentazione di sé in chiave pubblicitaria, insomma. E quindi questa struttura di esposizione mal si adatta ad un mondo nel quale gli artisti non hanno geografia, o comunque la geografia degli artisti non è più la geografia tradizionale, la geografia politica, e nella quale gli artisti rifiutano questo ruolo di essere rappresentanti degli interessi di questo o quel paese. Bene, questa è una critica che ancora adesso risuona forse anche in qualche invidioso commentatore, ma fu una critica che nel 1999, alla quale si dovette rispondere, c'era chi diceva aboliteli, e abbiamo fatto il contrario. Abbiamo affrontato la questione, ma in senso contrario. Se prima era effettivamente il carattere internazionale della Biennale veniva in qualche misura affidato alla presenza di tanti padiglioni, a partire da quell'anno abbiamo detto no, il carattere internazionale della Biennale viene ad essere espresso come l'impegno della Biennale con la sua mostra. Da qui la responsabilità di un curatore e la vastità del campo e del compito di un curatore che deve realizzare una mostra universale, perché il compito di rappresentare il mondo ce lo assumiamo noi. In questa costruzione della Biennale i padiglioni dei paesi diventano singole aggiunte. Non è su di loro che ricade la responsabilità del carattere internazionale della mostra. Su di loro cade la responsabilità dell'arricchimento di una poliedricità, di una molteplicità di voci. E per questo non abbiamo mai pensato di promuovere la partecipazione di questo o quel paese per completare le geografie o attraverso azioni promozionali, con negoziati con i paesi per aprire o no un padiglione, come si è sempre fatto nell'Expo, mobilitando il Ministero degli Esteri, mobilitando le strutture internazionali, per cui si mobilitano le burocrazie. Sono qui da 20 anni, non ho mai alzato il telefono per indurre un paese a venire. E se sono passati da 57 a 90,
solo perché hanno ritenuto di volere partecipare. Il che li espone, perché per loro volontà vengono, per loro volontà si espongono. E col tempo, senza avere minimamente interferito con la loro attività, tutti i paesi, in particolare gli ultimi, che per i quali il problema era, come dire, trovare un modo di partecipazione, si sono adeguati ad un modo di partecipazione che è quello un po' adottato da noi, per esempio attraverso la nomina di un curatore indipendente. Cioè, le prime biennali, i commissari e le commissioni dei singoli paesi partecipanti erano organismi potenti, erano organismi con i quali la biennale dialogava, si facevano le scelte contrattate. Oggi i padiglioni sono curati da curatori indipendenti, dai quali noi poi spesso traiamo per nominare il nostro curatore. Vi è un'atmosfera generale nell'ambito dei padiglioni, dalla quale non trarrei assolutamente la conclusione che si tratta di rappresentazioni pubblicitarie di sé. Nessun paese, se un paese lo facesse, si esporrebbe al ridicolo della critica o del visitatore. E poi potete vedere la qualità delle rappresentazioni, di ciò che portano i vari paesi. È una qualità molto vivace, una qualità molto viva, vitale, e che fanno di una mostra con un curatore nostro, più 90 curatori di diversi paesi. I mean, I think, you know, obviously I'm someone who likes things that involve contradictory aspects. And to me that is one of the strongest things about the Venice format, is you have on the one hand this international exhibition with a centralized curatorial kind of control over it. But then you have these 90 or 95 different national pavilions, 90? Okay, 90 different national pavilions, each with their own curator, each pursuing a different artistic agenda. And in a way, you have also this tension between the international exhibition is kind of a utopian idea that all the countries in the world can somehow come together and enjoy a peaceful cultural exchange, no matter what's happening out in the real world, where things might not be so pleasant in their relationships with each other. But to keep the national pavilions, this display of nationalism, which of course utopians don't like, to me preserves a very real tension that exists in the world we live in. And I think a lot of biennials in the world, and they're now something like 300, end up embracing very utopian rhetoric. And I feel they're, in doing that, they're often really detaching themselves from the reality of the world we live in. And so the messiness, in a way, of the situation here is to me much more true to life and ultimately much richer, even if sometimes it's a bit confusing. Luckily so. What's that? Luckily so. Yes. Can we take some questions? I don't know if we can. Thank you. You hear me? Adesso? Sì. Hello? Do you hear me? Yes. Yeah. So I'd like to thank you, Professor Baratta, for the mentioning of looking at what is missing and not offering solutions. And I would like to ask you, you're talking about what is missing, and I would like to ask you and the curator, who is missing in terms of the visitors? Because what I'm concerned when I visit such sites is that we're talking to a very closed milieu in a very closed particular language
that is understood by few, although we want to talk about the plight of the existential situation of every human being. So I wonder if you have something to share with us about who is missing here. Chi manca, no cosa manca. Well, se la domanda me l'avesse fatta nel 1988, l'avrei detto mancano i visitatori, perché la Biennale spesso, nei momenti più difficoltà, era diventato un luogo di esperti che si incontravano per un vernissage e poi c'era l'apertura al pubblico. Io credo che in tutte queste, cioè il ruolo nostro, essendo invece quello proprio di trasformare il pubblico in visitatori, certo me ne mancano moltissime, ma il tema è quello. Per fortuna, attraverso un sistema molto efficiente di rapporti con le scuole, portiamo i giovani. Vede, quando noi portiamo a vedere la Biennale d'Arte una classe di primary school, addirittura di asilo, non pretendiamo che nel quel caso il visitatore sia messo in stato di ansia da parte dell'arte e quindi che l'arte agisca di lui, in su di lui. Però facciamo un'altra cosa. Diamo al giovane visitatore una informazione molto importante. Guarda che il tuo campo visivo deve dilatarsi a queste cose. Questo appartiene a te, questo appartiene al tuo mondo. Per cui, ecco, siccome c'è anche una delle critiche che viene sempre rivolta a chi come noi opera, ecco, ma voi, che sono le critiche che quando c'hai pochi visitatori ti criticano, perché nei pochi, quando hai tanti visitatori, esce subito la critica. Ecco, tu sei uno strumento del turismo, sei semplicemente uno dei tanti strumenti, insegui i visitatori perché così fai turismo, la città è contenta, gli assessori comunali sono contenti e quindi questa combine di interessi intorno al turismo ti apprezzano perché stai lavorando per loro. Beh, anche qui purtroppo vede, tutto è sempre vero. Noi siamo produttori di cose doppie. È vero anche quello. Non posso negare che noi non produciamo turismo. Non posso negare che nel numero di visitatori qualche volta sia un numero, come dire, incrementato attraverso azioni programmate. Ma attraverso questo occorre passare. L'importante è che nel tempo, attraverso la visita ripetuta, si consolidi quello che è assolutamente la cosa più importante, il rapporto di fiducia. Cioè, la politica ha come merce di scambio il voto, l'economia ha come scambio la moneta, la cultura ha come scambio la fiducia. Non c'è altro strumento di valutazione della utilità di un soggetto se non l'intensità della mia fiducia nei suoi confronti. Mancano visitatori, per carità, di tutti i tipi, di tutte le specie, però noi non vorremmo neanche inseguire attraverso forme pubblicitarie. Mancano presenze che possano avere magari appunto più tempo per sostare, per visitare, per guardare.
Ma io non mi allontanerei proprio nel parlare di queste cose, di ciò che manca e di ciò cosa c'è, rispetto alla nostra funzione, che è quella di trattare con e di avere davanti la questione del visitatore. Poi di cose ne mancano tantissime, come puoi immaginare, ma mi focalizzerei su questo. Cioè, noi dobbiamo sentire questa particolare responsabilità, che è quella dell'acquisire un rapporto fiduciario con il visitatore, facendo tutto quel possibile per cui questo possa essere confermato. Il compito di un'istituzione, noi siamo un'istituzione che lavora nella società civile, non siamo un'accademia di belle arti, non siamo un istituto di promozione delle arti, non siamo un congresso sull'arte contemporanea, non siamo una cattedra di arte contemporanea, neanche di un libro sull'arte contemporanea. Noi siamo uno strumento della società civile. La Biennale è stata fatta dalla legge dello Stato, un popolo tramite la sua legge vuole questa istituzione. E volendo questa istituzione per uno scopo preciso, che è quello di avere un canale di libera informazione, di libero rapporto con l'arte, che le altre forme in cui l'arte si organizza non assicurano sempre. Io la interpreto così. E quindi carico la Biennale di questo principale scopo, un'istituzione di una società che vuole costruirsi come società aperta, libera e consapevole. I'll just add to that I think your question is a very important one, and I think it's really one of the most important political questions that institutions like this and museums and public galleries need to address. I think it's much more cogent than the expression of radical political opinions in artworks themselves is actually who has access to those places. But I have to disagree with you that I don't think you need specialist knowledge. And I think that's underestimating the audience's ability to relate to, say, works like the kind that are in this exhibition. These are not works that require, there's lots of an offer, and you don't need to know the history of contemporary art or the history of art to understand them. If you did, you might appreciate them in another dimension as well, but these are not artists who are trying to make small rhetorical points about the history of art and their position in it. So what has always impressed me throughout my working life is how works of art that you think maybe were made for a very small audience, works of contemporary art, the really good ones, can appeal to a very, very broad public with different levels of sophistication and education and background. And I think, to me, that's the kind of work that I get excited about. So I think it is possible, but I think that's a very good question. Is there another question? Yes, thank you. I would like to ask a question as a visitor who's definitely had a strong experience through these few days where I've been able to go through those rooms. And I would love to ask you about what your experience was in terms as a human being in the course of organizing this and living through all these encounters. If you could share some of the moments where you were particularly moved, or there were some openings or discoveries into territories you were not so familiar about, or anything of that sort that changed you? You know, I think the whole process is like that, really. And there are lots of moments that maybe aren't so thrilling, because you look at, maybe I looked at works by 2,000 artists. And one really positive thing for me was that I've discovered a lot of artists I didn't know about who I thought were really good artists who aren't in this show. Because for one reason or another, I didn't think they fit with this mix.
And one of the things I did when I was choosing artists is I asked any artists who I invited to be in the exhibition who they would like to show next to suggest other artists. And this was one way of trying to make sure that there were interesting connections between artists that might not be immediately obvious, but come out of that sense of having an affinity with someone else's work. And some of the artists who were recommended to me were, for me, some of the most exciting discoveries for me personally, one of whom, say, in the Arsenale is Martin Guterres, whose work I found really inventive, beautifully done, truly unique, and very powerful. But I think the process in general, even though there are moments where there's a lot of work sometimes in between finding those moments of something that's very moves you or thrills you in a certain way, for me those moments weren't that rare. Because even if it was work I was looking at that wasn't in this show, I've still had many very interesting conversations also with artists who weren't in the exhibition, as well as those who were. So there's a long research process that's about learning. And to me, that is ultimately, that kind of thing is the most stimulating and thought-provoking activity. It's why I love what I do. And it's what I think art offers to all of us. It is about learning different ways to make connections between things, different ways to see things, different ways to imagine a situation or to read an object or an image. And learning sometimes seems like we talk about it as if it was a very prosaic thing to do. I think because we're stuck on the idea of learning from going to school, where learning is very programmatic. But this is more a kind of open-ended learning. And I think art is one of the great tools for that. And I think that is one of its things that makes it so important culturally right now. That really good art that's not driven by formulas like most of our commercial media is, that's not having to be instrumentalized, say, the way a lot of university education is now being shaped by so-called practical considerations, which is why, say, in the UK, universities are dropping philosophy departments, or at the secondary level, schools are dropping art programs. It's not seen as something that has a practical outcome. One more question? May I ask? One more is already menacing. Is it possible to listen? My question, going through the whole Biennale, was, what is art? And you was talking about World War in London, the gallery every evening have this experience of music. The nutrition of this experience I am missing. And I want to ask with Alberto Giacometti, who made the proposal, before you make a sculpture or whatever kind of art, make 3 drawings. Afterwards, you have all liberty. My question for you in general, would it be possible for all artists, just like little billet to get into, to get back to the high culture, what is surrounding us at Venice, and afterwards you can do whatever you want to express? Would that be possible? You know, I don't think the tools are the same anymore. So the thought that someone would have used a drawing to develop and work out and elaborate, now people might use different tools to work out those thoughts. The drawing as a technique doesn't have any value in and of itself. It's really useful to the artist as a tool for developing an idea. And if you think about it that way,
I don't think you'll lament the loss of classical approaches to making art. There's no less creativity and insight and discovery in the work that artists are making now than there was in Giacometti's time or before that. I know you have a book to launch. I have another two more things to say. Any question? No, domande? Là, una domanda lassù. This question comes it would be added to a third critique that you know Paolo Baratta was talking about, which I've heard and read in many places, but I think I want to make it like a bear hug critique, you know, like that. And it has to do with the financial support of the international section of the Biennale. One of the things I love about the current Biennale is how risky it is. It's not just risky aesthetically speaking, it's risky by having so many young artists, artists that haven't been validated yet by the art market, by the gallery system, et cetera. That risk also comes with a certain complexity. Most of these biennales, not just Venice, get funded by the galleries that represent the artists. And if you took that funding away, most of the art here would look terrible because art costs money to make, you know? Not everything, some installations are, you know. So the question to you both is, what have you seen as good experiments that biennales and museums are doing to open up the possibilities of the creation of art that is ambitious art without relying on the funding of galleries? Not that galleries are bad, but if they're the only ones, then we end up in a kind of insider trading situation of art. Well, I mean, this was exactly the item, the question I wanted to introduce. I'm sorry, I'm embarrassed to draw the conclusion that you don't read the introduction to the catalogs. So, I mean, we keep writing, but sometimes we would like to be read. One thing that the visitors brought us is the incredible contribution to the financing of the exhibition. During the past biennales, we needed some help, additional help, because of the total cost of the biennale was made also of two transportation costs, one from the world to the airport and the second through the lagoon. The cost of the setting of the Biennale was really relatively high, and our finances were, I mean, of course, increasing but still limited. And we used to help to the artists, please, can you help yourself somehow in funding this specific costs connected with the transportation and so on? And you could have seen all around the exhibition and the small targets, thanks to, and even private owners or galleries. Because the artist would turn to his supporter, who is the natural supporter, is a gallery. When I came here for the first time, I mean, I had this idea of our role being to discover new artists, and all I discovered that there is no young artist without a gallery. The galleries have been working throughout the world in these decades, and they are active and supporting. Some of them, some young galleries, are really doing a great work in supporting young artists. But as far as in coming back to the exhibition, all I can tell you is that this Biennale
in this Biennale, all the transportation insurance and back all in and out have been supported by the Biennale. Our funding is based on visitors, on sponsors, and our sponsors have nothing to do not belong to the world of collectors or financial companies that invest in art. And part of the financing comes from what we call, supporters, which is not a sponsor. Sponsorship is a contract, is a commercial contract through which I give you money and you give me back some way of some publicity. Whereas the donor is just money given for the sake of getting nothing but a thank. Well, there are many institutions in the world that help artists, foundations of all around the world that help African artists or different artists from different continents and so forth and so on. So if you walk now, you go back and you visit once more the Biennale, you won't find any more thanks to, and apart from a few cases which are called and absolutely signed in the catalogue, of special projects whose costs is so high in terms of realization or transportation, for which we have admitted to be helped by whoever the artist is in the condition to ask for help. And in an absolutely transparent way, you see in the catalogue the name of all those who did contribute to this. So this Biennale is the first Biennale for which we didn't ask to single artists to help themselves to cover specific costs connected with the transportation or insurance to the, and the number of credits has been reduced to the minimum. And this, once again, is due to what? To the visitors. And therefore, I can announce, while announcing this book, I can announce that we have found a private partner for a public institution whose name is Visitors, who are providing us with finances that makes the exhibition of art free from the need to go and ask for money, A, to the state, B, to dealers or people in trade in the world of art. This is been something that has to add. We face this problem, and it could be solved only by having more visitors. So those who are talk about the visitors are represent how institutions are prone to local authorities for the tourism and so on and so forth. I mean, look at it and think of it in this different way. Visitors have been our main partners. And the autonomy of the Biennale, as far as the exhibition of art is concerned, is assured by the visitors. And this is a conquest to which I attach the greatest importance as far as we are concerned. We have been working for decades to get to this point, and we got it. And all these decades are summed up in this book, which is published by our archive. And there is already a publication that's summing up all the information about the Biennales from 1895 to 1995 that was published for the centenary. We have updated that with the great work by the archives and revised, as of course, because this publication needs always revision. And this is fresh.
It's like a French croissant made yesterday for this morning breakfast. And I'm glad this is also my gratitude to all the people who have been working to this very difficult task of putting here all the names of the artists, and that has been shown in the Biennale in more than 100 years. Thank you. You have to soon. Well, it's probably a good place to end. I mean, I do think the question that you've brought up is an ongoing question in for many Biennales that are usually underfunded, but that here a change was made just with this edition. But without those special projects, then you couldn't have certain very big, costly projects. So there's still a relationship there. But there are also at least a couple of artists who didn't have galleries in this exhibition. Yeah. And there were also artists who couldn't produce their work, and the Biennale paid for the production of it. So I think some really positive steps were taken with this edition that are going in the right direction. Read the introduction. All right. It's riveting.